Carissimi amici di Outbreak Channel, ben ritrovati. Oggi vi torno a parlare di piccoli accessori che possono esservi utili come EDC, come utility sia in ambito di survival ma anche in ambito assolutamente domestico. Oggi mi sono reso conto che, preso dalla foga di provare armi, di farvi scoprire segreti che ho appena scoperto io stesso sulla ricarica, a volte tendo a trascurare questo argomento, che è un argomento invece molto legato al core del nostro canale, e moltissimi appassionati, moltissimi di voi apprezzano molto appunto questi contenuti, come è capitato di fare anche recentemente su Waterbob e i kit per le emergenze. Questi piccoli accessori spesso li trascuro un po', ahimè, perché sono completamente rapito da provare armi, fare test di ricarica. Anzi, a breve, se tutto va come deve, vi farò vedere una cosa interessantissima da poter realizzare a casa in maniera molto economica per il 9x21. Ma non divaghiamo, oggi vi parlerò di lampade. E cosa c'è di più inflazionato che non il settore delle lampade LED? Beh, specie negli ultimi anni, con l'avvento di prodotti dell'est, si è proprio riempito il mercato di torce e torcette a basso costo ed alto potenziale. Proprio per questo vi voglio guidare all'acquisto di un oggetto che ho recentemente appunto recuperato e di cui sono estremamente soddisfatto per alcune caratteristiche specifiche. Ma andiamo con ordine. Chi di noi non ha recuperato una di queste torcette cinesi che si trovano per una decina d'euro e che hanno come caratteristica l'essere alimentate da una pila ricaricabile, ed ecco qua il suo bel caricabatteria, e possono anche all'occorrenza essere alimentate attraverso questo inserto e l'utilizzo di tre mini stilo che vengono qui inserite e messe a posto appunto della torcia, del torcione della batteria ricaricabile. Beh, questo è sicuramente una pila molto efficace, molto potente, e dotata anche della possibilità di poter chiudere il fascio luminoso, quindi di poter concentrare e non essere così facilmente individuati se non si voglia illuminare con un grande cono la nostra zona d'ombra. Ora, questa probabilmente quasi tutti di voi ce l'hanno, e io l'ho usata per qualche anno in maniera molto soddisfacente, finché, come potete vedere da questa inquadratura, il tappeto col pulsantino d'accensione spegnimento stagno ha ceduto e io ho cercato di fare una riparazione quanto mai mal riuscita, utilizzando del mastice. Mi si è così creata l'esigenza di sostituire questa lampadina e ho cominciato a ristudiarmi il segmento per vedere cosa ci aveva il mercato da offrire. Allora, innanzitutto diciamo che su questo acquisto un pochino già avevo cercato, tant'è che mi sono sincerato di procurarmi la versione con questa porta USB sul caricabatterie. Voi direte: che ci faccio con la porta USB? Beh, in realtà l'utilità per me è altissima, perché non sempre mi ritrovo in casa o a disposizione con una presa di corrente casalinga, mentre ho sempre con me, almeno nel mio kit da tiro, quando mi reco sul campo da tiro nel mio carrello Trigun, ho sempre questo power bank, che è una pila, in realtà una batteria ricaricabile che si ricarica tra l'altro sia attaccandola alla linea fissa che attraverso questo pannello fotovoltaico, e attraverso questa power bank potrei comunque riuscire a ricaricare la batteria della mia torcia anche senza stare a portata di una presa elettrica. E come dicevo, mi si è creata questa esigenza di dover cambiare la mia torcia abituale. Mi sono andato a cercare su internet l'offerta più interessante e
ho recuperato questa splendida torcetta, molto simile nelle caratteristiche e nel funzionamento a quella di cui ero già estremamente soddisfatto, ma con alcune differenze. Le prime le possiamo vedere già da come si presenta questa scatola stagna. È una piccola scatolina per l'appunto che si rende molto comoda per qualsiasi tipo di utilizzo, per contenere il vostro EDC, per poter mettere cose che non si devono bagnare come esche, garze e quant'altro, o comunque sempre comoda. Io per esempio la utilizzerò come custodia per una mia piccola pocket gun che ne è sprovvista. Ecco qui abbiamo, come di consueto, come ci aspettiamo, il nostro carica batteria da rete elettrica, una batteria ricaricabile, un supporto per le mini stilo, né più né meno che l'altra torcia, e una torcia che però contiene già un'altra batteria ricaricabile, per cui le batterie ricaricabili sono la bellezza di due. Le caratteristiche tecniche sono molto simili, la torcia è impermeabile, la potenza è invece estremamente più alta. Anche qui abbiamo la possibilità di ridurre e di allargare il cono di luce, viene dichiarata per 8000 lumen. Vediamo un attimo sinteticamente quelle che sono le modalità di funzionamento. Sulla parte posteriore c'è il pulsante d'accensione, abbiamo detto il nostro fascio regolabile. Se facciamo una piccola pressione senza arrivare allo sgancio, al clack, abbiamo una prima riduzione di intensità, seconda riduzione di intensità. Ci aiuta questo a adattare meglio il fascio luminoso alle nostre esigenze di illuminazione, ma anche a risparmiare la batteria. Se operiamo con questa intensità, la batteria dura molto di più. Luce stroboscopica, anche questa risparmio di energia, e segnale di SOS. Questa è una vera figata, perché io che non lo conosco tanto bene il Morse, ma ho imparato a riconoscere questo segnale. Chi non ha la possibilità o la voglia di impararlo, qui c'è proprio già inserito all'interno del software di gestione della lampada e da modo di poter segnalare la richiesta di aiuto in maniera molto luminosa. E nel buio totale è un fascio di luce che si può vedere tranquillamente a distanza di chilometri. Allora, il marchio Trilife vi dirà forse poco, o comunque a me non dice nulla. Quello che mi preme sapere di questa torcia, al di là di questo correggiolo portatorcia che a me interessa relativamente, anzi insieme a voi vado proprio a levarlo, è il diametro del tubo. Il diametro del tubo è di un pollice pulito. Questo cosa mi dice, cosa mi significa? Mi significa che, recuperando un carissimo attacco da un pollice per ottiche di vecchia generazione, io riesco a posizionare la mia torcia in modo che possa essere all'occorrenza utilizzata anche come luce di emergenza su un'arma lunga. Ok, procediamo a serraggio fine, che non deve essere mai eccessivo, perché niente è più dannoso di un serraggio eccessivo sottoposto a le grandi sollecitazioni che possono esserci allo sparo. Come vedete, questo supporto da ottica, che per l'ottica era veramente scarso, per la mia torcia invece diventa eccezionale. In più ho la possibilità, montandolo di lato sul guardamano, di raggiungere il pulsante facilmente per accenderlo col pollice della mano debole all'impugnatura del fucile. Adesso
ve lo mostro, prendiamo un fucile e lo montiamo velocissimamente. Ecco qua, ho preso il mio M4, forse non è proprio il più adatto per fare l'esempio, perché voi penserete tutti al vostro bellissimo shotgun, ma come vedete riesco a sistemarlo velocemente grazie a questo tipo di vite, e impugnandolo posso comandare l'accensione e lo spegnimento della mia torcia facilmente con la mano debole, e riesco in questo modo a avere a disposizione l'illuminazione necessaria, eventualmente a stringere il fascio di luce e poter utilizzare in condizioni di buio assoluto la mia arma. Ora, chi pensa di utilizzarlo per difesa abitativa su uno shotgun, do subito due indicazioni: il fucile calibro 12 dentro casa, se ci sparate vi fate più male voi perché diventate sordi. Se state dentro casa, voi la vostra casa la conoscete bene, l'unico aiuto che potete dare a un'eventuale minaccia è farvi vedere e individuare con una fonte luminosa. Per cui, se volete difendervi, il consiglio rimane sempre lo stesso: chiudetevi dentro una camera, armatevi, avvisate che siete armati. Prima cosa, prima di tutto, chiamate le forze dell'ordine. Se volete utilizzare una torcia per illuminare la porta d'ingresso, fatelo, ma non la mettete sull'arma. Mettetela su un comodino, mettetela lontano da voi che illumini la porta, e voi posizionatevi in zona coperta e sicura, distanti, in modo che se il malintenzionato apre la porta, individua la luce e spara o si avventa sull'origine della fonte luminosa, voi siete da tutt'altra parte, lo avete individuato, magari anche accecato dal potente fascio di luce che gli direzionate all'altezza degli occhi, e avete in questo modo un notevole vantaggio. Bene, abbiamo detto la comodità della dimensione, cioè un tubo da un pollice, la resistenza del materiale, questo è tutto di alluminio, quindi è sufficientemente resistente per le sollecitazioni che andrà a supportare, la potenza di illuminazione, la possibilità di regolare e ridurre il fascio, perché in ambito esterno, pensate, di notte in un bosco in condizioni di survival, poter ridurre, non necessariamente sull'arma, io dico anche per andare in giro, per fare una sessione di sport di sopravvivenza all'aperto, non essere individuati attraverso un fascio concentrato diventa più semplice, più gestibile, e vi permette comunque di vedere bene dove andate a mettere le vostre i vostri piedi. Il supportino da porta stilo è una cosa che personalmente trovo molto simpatica, molto intelligente, ma che io di fatto non ho mai utilizzato, anche credo per il fatto che riesco a ricaricarmi la mia batteria anche senza la corrente di casa. Il fatto che ci siano due batterie già pronte all'uso e cariche al momento dell'acquisto è un vantaggio in più che vi consente di, dovendo scegliere, portatevi la seconda batteria piuttosto che il supportino. E infine il prezzo. Il prezzo di questo gioiellino è comunque molto molto contenuto, parliamo di 14 euro spedito. La fonte dell'acquisto così a prezzo conveniente rimane sempre la straconosciutissima AliExpress, che praticamente ci fa arrivare dall'estremo est tutte le cose che altrimenti non ci potremmo permettere. Ovviamente non si tratterà di prodotti di qualità top di gamma, però anche il prezzo è rapportato e equiparato. Mi sento di dirvi che questo è il vero punto di forza dell'offerta, perché una scatoletta così vi garantisco che fa comodo, vedete l'interno è tutto quanto rivestito di materiale spugnoso, qui io ci metto subito la mia pistoletta, ecco qui, questa è la mia berettina 9.50 di orfana di custodia, come vedete il check
per verificare che l'arma sia scarica, carrello vuoto e camera vuota. E come potete vedere, questa custodia la ospita magnificamente, addirittura c'è lo spazio anche per poter tenere il caricatore separato dalla pistola. Custodia stagna in ABS molto resistente, per cui pistola trasportabile tranquillamente, anche si può anche tenere nella custodia dentro la cassaforte senza nessun problema e senza il rischio che l'umidità possa penetrare questa scatolettina. Bene, spero di essere stato esauriente per chi aspetta queste piccole perle sulle prove dei prodotti. Vi darò in futuro eventualmente delle indicazioni se ci sono malfunzionamenti o se il prodotto in sé non ha rispettato tutte le mie aspettative, ma conoscendo più o meno di cosa stiamo parlando non mi aspetto grosse sorprese, anzi devo dire che come quantità di luce ne è molta di più di quello che mi aspettassi, perché spesso dichiarazioni delle case si allontanano molto da quello che è la realtà dei fatti, specie sulla misurazione dell'intensità luminosa, dove noi non ci abbiamo grandi riferimenti, grandi strumenti. Invece qui mi sembra che, se hanno detto una stupidaggine, ci si sono avvicinati molto a quello che è la realtà. Vi rimando ai nostri prossimi video, ricordate sempre di sottoscrivere il canale e mettere un bel like. Se poi vi è piaciuto il video e pensate di avere degli amici a cui può interessare, condividetelo. E sempre qui alla prossima su Outbreak Channel.